Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vediamo insieme quanti e quali tipi di pelo esistono nel cane e andremo a vedere degli esempi di razze che rispecchiano quel tipo di pelo e ovviamente alla fine mi piacerebbe tantissimo sapere se avete delle preferenze. All'interno di ogni categoria ogni soggetto può avere delle particolarità, ad esempio può esserci più o meno sottopelo, che ha il pelo più o meno morbido, setoso, che ce l'ha più lungo, eccetera eccetera. Quindi non dimentichiamo che c'è sempre una piccolissima soggettività. Ma prima di svelarvi quali sono queste sei categorie, ricordatevi che per sostenere la Crazy Family vi basta lasciare un bel like a questo video, iscrivervi al canale per entrare a far parte della nostra grande famiglia e ovviamente attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni qualvolta io pubblico un nuovo video. La primissima categoria di cui vi voglio parlare è il cane a pelo raso. Il cane a pelo raso presenta un pelo, per farvi capire, quello che ha Regina qui. Quindi è un pelo perfettamente liscio al tatto, aderente al corpo, e i cani a pelo raso generalmente non presentano sottopelo. La caduta dei cani a pelo raso è ciclica e come esempio di cane a pelo raso abbiamo il pitbull. La seconda categoria di cui voglio parlare invece è il cane a pelo corto, di cui qui abbiamo una rappresentante che è una chihuahua a pelo corto. Ragazzi, i chihuahua sono a pelo corto. Quando leggo gli annunci di cuccioli in vendita a pelo raso, cioè, di che cosa state parlando, raga? I chihuahua non hanno il pelo raso, ce l'hanno qui sulla testolina, appunto in alcune zone, ma se noi andiamo a vedere, scusi madame, come vedete questo di qua palesemente non è un pelo raso. Vedete nella codina, ma anche nel corpo se vogliamo, non è, scusa amore mio, è fatto da modella oggi, da modella. I cani a pelo corto, ragazzi, hanno il sottopelo, quindi hanno due tipi di pelo, uno primario e uno secondario, quindi non vanno assolutamente tosati, mai, proprio mai, non possono sviluppare dei nodi, ad esempio se non vengono spazzolati, ma lo spazzolare è utile soprattutto in periodo di muta, perché ai cambi di temperatura loro appunto cambiano il pelo, quindi noi con una spazzola come questa andiamo ad aiutare questo ricambio e comunque lo spazzolare è una cosa che fa molto bene al cane, quindi non fanno nodi ma vanno spazzolati. Ovviamente anche per i cani a pelo raso esistono ad esempio il guanto, cioè ogni pelo ovviamente ha il suo strumento con cui il cane va spazzolato. Terza categoria invece di cui voglio parlare è il cane a pelo frangiato, come la nostra Regina, ovvero una chihuahua a pelo lungo. I cani a pelo frangiato anche essi hanno il sottopelo e non vanno tosati, ma le frange, che sono questa parte di pelo un po' più lunga, può essere, per una questione proprio di ordine, può essere un po' ridefinita con delle forbici, quindi in estate noi non andremo ovviamente a tosarlo. Se tosiamo un cane appunto col pelo frangiato in questo modo, il pelo ricrescerà bruttissimo e potrebbe anche causare dei problemi proprio alla cute. Vediamo com'è fatto. Allora, hanno delle zone in cui il pelo è cortissimo, delle zone in cui il pelo, vedete, non so se si nota, è moderatamente lungo, vedete qua, questo qua è tutto pelo, è tipo nelle zampe, io glielo accorcio quindi non vedete in realtà com'è al naturale, perché appunto per una questione di ordine è meglio definire un po' quella forbice. Nella coda hanno tantissimo pelo, magari vediamo se riesco a farvi vedere la codina, ecco qua, la codina è molto molto pelosina, molto molto pelosina, e ovviamente questi cani così vanno spazzolati sia per la questione
del ricambio di pelo, della muta, ma anche per una questione di nodi, soprattutto in questa zona qua, appunto nella codina, nel culetto, si possono formare dei nodi, non vanno spazzolati tipo in continuazione, perché allora qui entrano anche in gioco delle componenti soggettive, però alcuni di questi cani qua, se noi li andiamo a spazzolare tutti i giorni, spesso, rischiamo che praticamente li facciamo tutti spelacchiati. Però insomma, non potete dimenticarvi di prendervi anche un po' di tempo per dargli una spazzolata. La quarta categoria di cui voglio parlare è il pelo tipo spitz, che è classico dei cani primitivi, quindi tipo gli husky, cani un po' anche nordici se vogliamo, i volpini di Pomerania, e spesso appunto nel chihuahua, scusate se vi faccio sempre il suo esempio, ma io allevando chihuahua diciamo che un po' capite, un po' deformazione professionale. Allora, spesso vengono sponsorizzati chihuahua che hanno tanto pelo come se dovessero essere dei volpini. Non è così, sono due tipi di pelo completamente differenti. Il pelo dei cani tipo spitz presenta sia il sottopelo, che è generalmente duro, ispido, ma poi hanno tantissimo, tantissimo pelo secondario che invece è molto soffice. Essendo, diciamo, cani nordici, quindi cani che dovrebbero vivere di norma con temperature molto rigide, nel nostro paese, in paesi più caldini, fanno delle mute molto abbondanti, e quindi in questi cani qua è necessario proprio aiutarli, soprattutto nel periodo di muta, a togliere via appunto questo pelo che appunto va via. Quindi ragazzi, non dimenticate di spazzolare con la spazzola adatta tutti questi cagnolini dal pelo nordico. Abbiamo poi i cani a pelo duro o ruvido, come ad esempio il Jack Russell da stripping, e poi ci sono anche diversi terrier che presentano questo tipo di pelo. Hanno due tipi differenti di pelo: uno è a pelo, è il pelo proprio duro, e l'altro è come una lanetta. Questa lanetta va fatto lo stripping proprio per togliere quella in eccesso, perché altrimenti rende un po' difficile al pelo duro di crescere. Le ultime due categorie invece sono quei cani che hanno il pelo a crescita continua, quindi molto lungo, e che non avendo sottopelo non fanno la muta, hanno il pelo come i nostri capelli, cioè non ne perdono una quantità industriale, ma si differenziano in due diverse categorie: quelli a pelo riccio, come ad esempio appunto il più famoso ovviamente il Barboncino, e questi cani vanno ovviamente tolettati come si deve, il pelo essendo a crescita molto veloce e continua va ovviamente tenuto diciamo accorciato, ma non completamente rasato, perché essendo il loro unico pelo, non hanno il sottopelo, questo pelo funge proprio da protezione a tutto, compreso anche i raggi UV, che ovviamente se loro li lasciamo nudi potrebbero scottarsi. Quindi importantissimo, il pelo non va mai rasato nei cani a pelo lungo, perché li protegge sia dal caldo che dal freddo che da tutto, ma non va lasciato così libero alla deriva di crescere, ma va, per una questione di ordine, di pulizia eccetera, va tenuto un pochino accorciato. Spesso, cioè a meno che non siete bravissimi, conviene affidarsi proprio a degli esperti del settore, ovviamente bisogna evitare che formi nodi eccetera eccetera. Essendo un pelo riccio, spesso ha bisogno di essere pettinato da bagnato, e quindi ha bisogno anche di lavaggi un po' più frequenti. Il pelo lungo liscio invece non ha il problema di appunto essere spazzolato da bagnato, ma per tutto il resto è esattamente identico, è molto liscio, è molto setoso ed è tipico ad esempio degli Yorkshire, dei Maltesi eccetera eccetera. Anche loro ovviamente non vanno in muta, non hanno sottopelo e non vanno rasati. Sapere che tipo di pelo ha il vostro cane è
fondamentale per potersi informare su come prendersi cura del pelo, perché ragazzi è praticamente come la loro seconda pelle. È importantissimo tenerlo pulito, tenerlo privo di nodi, perché i nodi, ragazzi, a seconda della gravità del nodo possono portare anche a problemi proprio alla cute e quindi anche alla salute del nostro cane. Quindi dobbiamo cercare di capire che tipo di pelo ha per informarci al meglio su come prenderci cura di lui, anche affidandoci appunto a toilettatori esperti che ci possono dare dei consigli un po' più specifici. E spero con questo video di avervi un po' chiarito le idee, anche se magari siete alla ricerca del cane dei vostri sogni. E ricordatevi che anche i meticci hanno queste caratteristiche di pelo, quindi non per forza dobbiamo andare sul cane di razza. Io vi ho fatto degli esempi perché almeno sono più conosciuti. Però insomma, questo, ragazzi, fatemi sapere nei commenti, potendo scegliere, ok, poi sono tutti meravigliosi i cani, ma potendo scegliere qual è il tipo di pelo che proprio vi piace di più e per quale motivo. Se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, fatemi sapere con un bel like. Qua mi reclamano, non so perché, visto che hanno mangiato e tutto, però forse gli manco, sto blaterando troppo, e quindi io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.